Allora, innanzitutto un saluto a tutti a nome della nostra associazione, del nostro consiglio direttivo e un ringraziamento a voi che siete presenti. Tra poco saremo anche di più, perché abbiamo più di 250 prenotazioni, più chi sta arrivando da fuori Bologna. Parto con qualche ringraziamento, consentitemelo. Innanzitutto un ringraziamento ai 9 illustri relatori che hanno accettato il nostro invito e che renderanno sicuramente molto interessante questa giornata, sia nella sessione mattutina che nella sessione pomeridiana. Un ringraziamento ai 2 presidenti delle associazioni che oggi sono presenti, dottor Luigi Marcello Monsellato, che è qui, che rappresenta la grande società italiana di medicina, che oggi ci fa l'onore di presentare il primo numero della rivista Pianeta Sim, che trovate disponibile all'uscita nel tavolo in fondo alla sala. E un grazie anche al dottor Dario Giacomini, che sta arrivando da Padova, presidente dell'associazione Contiamoci. Un ringraziamento ai donatori privati che ci hanno dato un sostegno economico per organizzare questo evento e alle 4 aziende sponsor che ci hanno sostenuto e che vado a citare. Sono il gruppo sanitario Polambulatorio Agresti di Bologna, gruppo specializzato in medicina e chirurgia, estetica, dermatologia e nutrizione. OTI, Officine Terapie Innovative, azienda farmaceutica specializzata nella produzione di integratori naturali. Russi Italy, una grande sartoria su misura, una sartoria di lusso, operativa su Milano e Roma, che da qualche settimana è atterrata anche a Bologna, atterrata qui nella nostra città. E infine Special Bio, azienda specializzata in integratori per la prevenzione, che destina una parte dei propri ricavi alla libera informazione. Un ringraziamento a tutto lo staff e un omnis della nostra associazione, l'ufficio stampa, il team comunicazione, il gruppo raccolta fondi. Voglio ricordare che sono tutti liberi cittadini volontari che prestano gratuitamente la loro attività a sostegno della nostra missione. Un ringraziamento anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che, valutando l'importanza dell'evento, ci ha concesso 7 crediti formativi professionali. Un ultimo ringraziamento, anche mio personale, che qui sono abbastanza di casa, agli amici padri domenicani che ci hanno concesso questa bellissima aula che spesso è teatro storico della cultura bolognese e che è un piacere oggi occupare per questo nostro evento. Veniamo al momento storico che viviamo. Negli ultimi ormai 4 anni, prima l'emergenza pandemica da Covid-19, poi la guerra in Ucraina, adesso la crisi energetica, la crisi economica, sono tutte situazioni che hanno posto tutti noi cittadini del mondo davanti a una serie di importanti interrogativi. Questo non avviene solo in Italia, ma avviene anche in tanti altri paesi europei e non solo, dove sono state approvate in questo periodo delle legislazioni emergenziali di natura speciale che hanno avuto un fortissimo impatto sui diritti fondamentali e sulle libertà inviolabili dei cittadini. Al netto delle cause che hanno generato queste situazioni, non vi è dubbio che le importanti limitazioni che sono state poste alla libertà di circolazione dei cittadini, che sono state poste all'apertura, alla chiusura delle scuole, delle attività industriali, commerciali, professionali, l'imposizione di obblighi sanitari, le tante eccezioni che sono state fatte alle regole fondamentali in materia di tutela della privacy delle persone, i divieti di accesso alle attività economiche e di natura sociale, che hanno colpito persone che non erano in possesso
di certificazioni di accesso di natura evidentemente, come abbiamo capito, non sanitaria, questo ha compresso spesso irragionevolmente i diritti e libertà violabili delle persone. Allora noi oggi, e questo è il lavoro che sta facendo la stazione Eunomis da un anno a questa parte, oggi ci chiediamo e speriamo di dare delle risposte, grazie ai 9 illustri relatori che ospitiamo, se fondamentalmente se una situazione emergenziale può, al di là del fatto che sia di natura bellica, di natura sanitaria, di natura ambientale, energetica, può comprimere o sopprimere i diritti fondamentali dell'essere umano, quelli che sono tutelati dalle più importanti fonti normative internazionali e dalle carte costituzionali degli Stati. Poi ci chiediamo oggi, ma se questo è anche possibile, se questo è strettamente possibile, quali sono le condizioni e i limiti in cui questa legislazione emergenziale può e deve operare? E ancora, chi decide il perimetro oggettivo della situazione qualificabile come emergenziale? Da ultimo ci chiederemo in base a quali criteri di inoppugnabile, obiettiva scientificità, ragionevolezza e proporzionalità, e uso, mi rivolgo al professor Belletti, un termine corretto dal punto di vista giuridico, quindi un termine proprio, principio di proporzionalità costituzionale della norma giuridica, se la stessa può essere determinata. Questo lavoro che noi stiamo facendo non vale solamente per questa situazione emergenziale, ma è un lavoro, tra l'altro anche l'Università di Trento, la Facoltà di Giurisprudenza, ci sono tante autorità istituzionali che stanno lavorando su queste tematiche, perché è un lavoro che non è destinato ad esaurirsi, è un lavoro che ha una proiezione, non solo nell'oggi, ma anche nel domani, nel medio e lungo termine. Questo ad evitare che altre situazioni emergenziali possano nella loro gestione, al di là della buona fede il tentativo di arginare quella determinata situazione, possano generare alcune difficoltà che tutti abbiamo vissuto. Eunomis, consentitemi due parole su Eunomis. Eunomis è un'associazione fondata da 14 soci promotori, tutti uomini e donne liberi, con una forte componente medico-giuridica che si è espansa in questo primo anno di lavori. Nasce esattamente un anno fa, un giorno prima, eravamo dal notaio a firmare l'atto costitutivo, e la missione della nostra associazione, che ho l'onore di presiedere, è una missione molto alta, perché Eunomis, che dal greco classico significa buon governo, è una sezione che opera nel campo della cultura, opera nel campo del sociale, del diritto, della medicina, e promuove, attraverso anche un'attività di divulgazione, la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà inviolabili dell'essere umano, e quindi il diritto alla dignità della persona, il diritto alla libertà di cura e di scelta terapeutica, il diritto alla vita, alla salute, il diritto al lavoro, che è il pilastro fondamentale del nostro vivere, della nostra carta costituzionale. Ce ne parlerà il professor Zampini, ordinario diritto costituzionale dell'Università delle Marche, nell'intervento del pomeriggio. Ma anche i diritti che riguardano i minori fondamentali, i minori di età, quindi la formazione, l'istruzione, l'insegnamento, l'integrità psicofisica dei nostri figli, diritti importanti che Eunomis ha deciso di tutelare attraverso l'attività diretta del proprio consiglio direttivo e anche di tutti i nostri associati. Quindi qual è il perimetro di oggi? Il perimetro di oggi è una giornata dedicata a diritti che costituiscono i valori fondamentali espressi dalle carte internazionali, principali carte internazionali, quindi la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il Trattato di Nizza, la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, e che sono anche vergati nella Costituzione della Repubblica Italiana. Tutto questo perché questi principi sono i principi cardine di una società civile che voglia essere una società giusta e una società di eguali.
Concludo, vi leggo questo passaggio che ho scelto personalmente per essere integrato, per essere parte integrante del nostro atto costitutivo. È un passaggio tratto dal preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. È indispensabile che i diritti umani siano protetti se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza alla ribellione contro la terapia, la tirannia e l'oppressione. Consideriamo che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo viene sottoscritta nel 1948, dopo la conclusione del conflitto bellico della Seconda Guerra Mondiale. Quindi va vista anche in quest'ottica. I popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità, nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà. Bene, vado verso la conclusione e vi racconto brevemente come si svolgeranno i lavori. Allora, avremo due sessioni, una mattutina dalle 9 alle 13, con una pausa pranzo libera dalle 13 alle 15 e una pomeridiana dalle 15 alle 18. Alle 18 concluderemo e tireremo, speriamo, delle conclusioni importanti. I lavori li abbiamo pensati in questo modo, e cioè avremo due moderatori della mattina e due moderatori del pomeriggio, quindi si alterneranno sul palco un giurista e un medico, e alterneremo quindi gli interventi dei relatori, che avranno come discussant un professionista adeguato per dibattere rispetto al loro intervento. Poi avremo nel pomeriggio l'intervento del Presidente Monsellato della Società Italiana di Medicina alle 15 e del Presidente Giacomini dell'Associazione Contiamoci, che sono le associazioni in questo momento principali partner di Eunomis. Dopo ogni intervento ci sono due nostre incaricate che stanno girando per la sala. Sarà possibile, con la formula del question time parlamentare, proporre, rivolgere una domanda a ogni relatore. Chi è interessato può prenotarsi identificando il relatore di riferimento. Qualcuno si è già prenotato stamattina, ho visto, e contingenteremo gli interventi, un minuto per la domanda e tre minuti per la risposta del relatore. La giornata congressuale, concludo, sarà videoripresa, così da renderne fruibili i contenuti, e anche chi oggi non ha potuto essere presente, e anche, lo dico perché, visto che siamo in diretta, a tutti i nostri soci spagnoli, svedesi, americani, perché Eunomis è una grande associazione che è nata dall'idea di creare un gruppo internazionale nella visione non contingentare il proprio lavoro semplicemente su base statuale. Visto che viviamo un mondo globalizzato, è importante essere in rete con tanti altri paesi. Bene, passo la parola ora, il testimone, con molto piacere, ai moderatori della mattinata, il dottor Giorgio Carta, medico, vicepresidente di Eunomis, e Francesco Cardile, avvocato consigliere, che vi presenteranno gli argomenti e i relatori della mattina. Grazie a tutti e buon lavoro. Buongiorno a tutti, benvenuti. Bentrovati agli amici di vecchia data, Michele, Alessandra, o quelli di nuova generazione, Giorgio, Alessandra e Andrea. Vi ha già anticipato lo sviluppo degli interventi di oggi. Dobbiamo contingentare i tempi, perché i relatori sono veramente tanti e abbiamo stabilito 20 minuti per ogni relazione,
Il tempo è tiranno, diceva qualcuno. Abbiamo una clessidra che conta esattamente 20 minuti, quindi il relatore si può rendere conto del tempo che ha a disposizione. Lo so, è una brutta regola, però funziona ogni tanto. Io passerei la parola subito, senza preamboli, perché già siamo in ritardo. È vero che il ritardo è accademico, abbiamo perso 30 minuti, abbiamo due accademici, 15 per ciascuno, quindi siamo già giustificati, siamo nei tempi, no? Veramente presentare l'amico Michele Belletti è un onore, perché è il nostro ordinario della nostra università, del nostro Ateneo di diritto costituzionale sul sistema parlamentare. E quando ci siamo conosciuti, Michele, tu hai fatto la tesi di dottorato sul sistema parlamentare, ormai era forse il millennio precedente, oltre che il quindi poi ti sei specializzato su questi studi, hai fatto anche dei progetti di ricerca sui diritti fondamentali nella Carta Unionale. Quindi chi meglio di te ci può illustrare su questo, possiamo dire, su questa deriva che il nostro Paese, non solo il nostro Paese, il sistema parlamentare, ha avuto a seguito di un'emergenza, qual è stata quella pandemica. È vero, la Costituzione non prevede nessuna norma in caso di emergenze, quindi ci siamo trovati, probabilmente, come dire, il ricordo della Costituzione di Weimar era così presente che i costituenti hanno detto no, lasciamo perdere, prevedere una norma eccezionale, perché dalle norme eccezionali sappiamo poi quel che è successo. Quindi, però l'effetto che abbiamo visto tutti noi cittadini, non bisogna essere giuristi per comprenderlo, cioè il Parlamento è stato deprivato della sua capacità, il Parlamento si annoia. Espressione della volontà popolare. La riserva di legge nel campo di cui mi occupo io, del diritto penale, nasce sostanzialmente da questo, è l'organo parlamentare, cioè noi stessi che dobbiamo decidere cosa è punito e cosa non è punito. E quindi però noi abbiamo assistito in questi anni una concentrazione del potere legislativo non nel Parlamento, la sua sede. Siamo nelle 24 ore precedenti, quindi non possiamo parlare più perché a mezzanotte è scattata l'ora X che non si può parlare di politica, quindi passiamo subito avanti. Certamente però abbiamo visto che non solo dal Parlamento è passata al Governo, è già è un problemino questo, ma in più non è passata al Governo come organo collegiale, ma al vertice del Governo. Abbiamo i DPCM, che molti di noi non sapevano cosa fossero, è stata una concatenazione di provvedimenti di questo tipo che erano emanati da un solo soggetto, Presidente del Consiglio dei Ministri. Allora, tutto ciò è ammissibile, non è ammissibile? Quali pericoli corre il nostro Paese? Se ne corre pericoli su questo, se abbiamo gli anticorpi rispetto a queste problematiche. Quindi, Michele, a te la parola, perché saprai illustrarci quali sono i rischi che corriamo, se ne corriamo. Grazie. Buongiorno, devo accendere. Ecco. Buongiorno, grazie veramente Francesco per questo invito. Sono veramente onorato di essere in questa aula così, diciamo, autorevole, impone quasi soggezione. Agli amici che ho conosciuto dell'associazione Unomis sono veramente grato per questo invito, perché appunto ci consente di ragionare su questi aspetti, sugli aspetti che citava appunto Francesco. Dov'è la clessidra? Così. Ah, ecco, perché. Sugli aspetti che citava Francesco, che sono molto importanti. Ecco, vado velocemente per non perdere tempo, poi mi auguro ci sia tempo per il dibattito. Ecco, il tema è proprio questo. Gli anticorpi le democrazie mature proprio dimostrano di avere anticorpi quando riescono a fare fronte proprio alle situazioni di emergenza, fare fronte alle situazioni di normalità sono capaci tutti, ecco. Un sistema viene messo a prova durante le situazioni di emergenza. È vero, non abbiamo nella nostra Costituzione modalità previste per fare fronte a situazioni di questo genere. È vero, c'è stata una grande, è la prima tipologia di
pandemia che ha investito non solo l'intero territorio nazionale, ma di una portata globale. Quando i costituenti hanno scritto l'articolo 16 della Costituzione, che contempla possibilità di limitare da parte delle autorità di pubblica sicurezza, senza il provvedimento dell'autorità giurisdizionale, contempla la possibilità di limitare la libertà di circolazione, l'articolo 16 della Costituzione, proprio per motivi di sanità e sicurezza. Ma i padri costituenti pensavano a situazioni territorialmente circoscritte, pensavano ai cordoni sanitari, pensavano a situazioni di ordine pubblico circoscritte, non pensavano a situazioni che avrebbero investito l'intero territorio nazionale, addirittura di portata globale. Ma strumenti straordinari ne abbiamo: il decreto legge, l'articolo 78 previsto per il caso di guerra. Si sarebbe potuto, ne parlerò in conclusione, applicare in via analogica, forse questo, paradossalmente sarebbe stato più coinvolto il Parlamento se si fosse applicato l'articolo 78 della Costituzione. Perché? La gestione dell'emergenza è importante. Normalmente la gestione dell'emergenza presuppone interventi rapidi, interventi immediati, voi ben sapete, e questi interventi rapidi e questi interventi immediati, naturalmente, e chi meglio del governo? Però poi, appunto, impattano sui diritti. Quando impattano sui diritti, noi agli studenti del primo anno insegniamo che la nostra Costituzione è una Costituzione rigida e garantita perché c'è un sistema di giustizia costituzionale. Badate bene, però poi io dico sempre subito agli studenti, badate bene, qui lo ripeto per l'ennesima volta, in Inghilterra, in Gran Bretagna si diceva God save the Queen, ora God save the King, io dico Dio salvi la Corte Costituzionale. Non trasciniamo la Corte Costituzionale in dinamiche, polemiche politiche, eccetera, eccetera. Però la democrazia è un sistema complesso, è un sistema complesso. Basta una Corte Costituzionale a difendere la democrazia? È elemento necessario ma non sufficiente, perché tendenzialmente le corti costituzionali, qua ripeto, Dio salvi la Corte Costituzionale, non è il mio, Dio salvi la Corte Costituzionale, ma i giudici costituzionali tendenzialmente in situazioni particolari hanno la tendenza ad essere, uso questo termine con molte virgolette, filogovernativi. Lo stesso Berlusconi ha sempre protestato contro la Corte Costituzionale che sanzionava le sue leggi, sanzionava le leggi che bloccavano i processi, tutte le altre leggi sono sempre state passate, e soprattutto quelle leggi che impattavano sulle regioni. C'è questa tendenza fisiologica, normale. È chiaro che nei momenti di emergenza si richiede qualcosa, quantomeno un dialogo, quantomeno una sollecitazione. Ci fu da parte della professoressa Cartabia, quando era presidente della Corte Costituzionale, in una conferenza stampa disse bisogna coinvolgere il Parlamento. Ma vado subito al punto. Ecco, qual è il problema? Quello di bypassare il Parlamento in questo caso. Voi direte, ci ha detto la Corte Costituzionale, appunto, il fondamento legislativo, il principio di legalità, vedremo, non faccio in tempo a trattarla nel dettaglio, ma vedremo quella sentenza dove la Corte Costituzionale si è pronunciato sul punto. Il principio di legalità formalmente rispettato, ma sostanzialmente, come diceva Francesco, c'è stata una persona che ha deciso e che continuamente, quando ci esplicitava i contenuti dei DPCM non chiari, e già questo è un problema, non chiari, non tassativi, ai quali spesso venivano collegate misure di carattere penale, e citava sempre il criterio della proporzionalità. Proporzionalità, criterio sacrosanto, aveva ragione. C'è solo un piccolo problema. E criterio della proporzionalità non è un criterio deciso singolarmente da una persona.
Proporzionalità, si ha proporzionalità, normalmente come abbiamo studiato, la proporzionalità viene definita dal Parlamento nel contesto del quale si attiva un dibattito democratico e viene sindacato dalla Corte Costituzionale. La proporzionalità manca quando c'è una sola persona che decide, perché la proporzionalità in quel caso è l'idea che quella persona ha in testa e che quelle persone che stanno di fianco a lui o attorno a lui gli consigliano. Che la proporzionalità sia quella. La proporzionalità, questo era il vizio di metodo originario. La proporzionalità non è questa. La proporzionalità decisa da Conte non è la proporzionalità costituzionalmente prevista. La proporzionalità si matura in un dibattito plurale, impone, esige un dibattito plurale nel rapporto Parlamento, Corte Costituzionale, Parlamento, giudici, Corte Costituzionale. Ecco, ma vi cito subito un caso, perché proporzionalità e ragionevolezza vanno a braccetto. Io dico sempre ai miei studenti, il diritto non si impara a memoria, perché il diritto è ragionevolezza. Se il diritto non fosse ragionevolezza sarebbe arbitrio. Questo dico ai miei studenti. Quindi col ragionamento ci arrivate. Vi cito un caso, il primo caso, completamente e totalmente irragionevole, che ha coinvolto la Regione Calabria proprio nella fase di prima uscita dalla pandemia. Ricorderete quando nell'estate del 2020 si iniziavano ad aprire i locali commerciali, in particolare i bar. Si poteva andare al bar, ma si doveva prendere il caffè nel bicchierino di plastica e berlo fuori, come facevo io, lo bevevo sullo scooter. Avevo la fortuna che arrivavo davanti al bar con lo scooter, mi appoggiavo sullo scooter, mi bevevo il caffè e mi mangiavo la mia brioche, in condizioni igieniche naturalmente non ottimali. La povera Presidente della Regione Calabria, forse un po' più intelligente, un po' più intelligente dell'allora Ministro per gli Affari Regionali, aveva previsto cosa? Che invece di bere il caffè in piedi o sullo scooter come facevo io, si potesse bere ai tavolini all'esterno adeguatamente igienizzati dai proprietari dei tavolini. Il ministro Boccia ha fatto ricorso al TAR. Il TAR ha fatto una sentenza pericolosa, a mio avviso. Pericolosa perché dice l'iniziativa economica, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, può essere limitata da un DPCM perché non esige la limitazione della libertà di iniziativa economica, non esige riserva di legge. Ecco, il TAR della Regione Calabria dovrebbe un po' studiare il diritto pubblico, il diritto costituzionale, perché sì, non è formalmente prevista, ma la giurisprudenza costituzionale, la giurisprudenza ordinaria e poi costituzionale dagli anni 60, che hanno esteso la garanzia della riserva di legge anche per la limitazione della libertà di iniziativa economica privata. E quindi quella sentenza che ha dato ragione al ministro Boccia ha bocciato l'iniziativa della Regione Calabria. Dove sta l'irragionevolezza? Che una settimana dopo il governo ha previsto la stessa identica misura. Una settimana dopo ha previsto la stessa identica misura. E non è irragionevole una cosa del genere, a parte che sarebbe stato forse meglio sollevare un conflitto di attribuzione e sentire cosa ci diceva sul punto la Corte Costituzionale. Però qua totalmente irragionevole la risposta. Altra questione. La Regione Valle d'Aosta, Regione a statuto speciale. Se è Regione a statuto speciale, la Regione Valle d'Aosta ha sicuramente una situazione territoriale diversa rispetto alle altre regioni, anche imprenditoriale. Proporzionalità e ragionevolezza significa anche trattare allo stesso modo le situazioni uguali, ma trattare in maniera diversa le situazioni diverse. Ora, che noi trattiamo allo stesso modo la Valle d'Aosta e la Lombardia, dove probabilmente in Lombardia c'è un problema di contagio decisamente superiore rispetto ai paesini della Valle d'Aosta, e è chiaro che, a mio avviso, è irragionevole trattarli alla stessa maniera, piuttosto che trattarli diversamente. Nella prima fase della pandemia, ce lo diranno gli esperti, la pandemia non è arrivata al sud.
non è arrivata al sud, però sono arrivate le misure limitative dell'economia in un contesto sociale dove l'economia era già gravemente danneggiata da tutta una serie di fattori che normalmente conosciamo. Io cito l'esempio del Molise, la regione di mia moglie dove io vado in vacanza. Chiudere quella regione è stato un colpo economico grave per quelle persone. E non è chiudere alcune parti della ricca Emilia Romagna o della ricca Lombardia Veneto. Chiudere in Molise, c'è gente che veramente non arriva a fine mese. Quindi la regione Valle d'Aosta che cosa ha detto? E vado qua veramente rapidissimo, c'è una sentenza della Corte Costituzionale sul punto, la sentenza è la numero, per chi volesse consultarla, è la numero, 37 del 2021. Tra l'altro, che cosa aveva previsto la Regione Valle d'Aosta? Non aveva previsto la possibilità di derogare la disciplina nazionale in materia di limitazioni dovute al Covid, tra l'altro possibilità prevista dagli stessi DPCM. Gli stessi DPCM consentivano deroghe addirittura da parte delle... non si capiva se in certe circostanze, anche qua non è una questione di ragionevolezza, se prevaleva il DPCM, l'ordinanza del Ministro della Salute, l'ordinanza locale, eccetera, eccetera. A livello locale si poteva, non dico derogare, ma anche implementare. Quindi questo prevedeva quella legge della regione Valle d'Aosta. Non una deroga alla disciplina statale, ma la possibilità di adottare specifici provvedimenti con riferimento ai quali, ecco, quando questa legge è stata impugnata alla Corte Costituzionale, l'avvocato della Regione Valle d'Aosta ha proposto un'interpretazione costituzionalmente conforme di quella legge, sostenendo, ma guardiamo quando la Regione adotterà, per adesso è una legge vuota, una legge che, così come i decreti legge alla base dei DPCM che prevedono la possibilità di adottare una normativa. Andiamo a vedere le singole normative che la Regione Valle d'Aosta adotterà sul punto per vedere se contrastano con i DPCM o se ragionevolmente, proporzionalmente integrano con riferimento al territorio regionale i contenuti del DPCM. Mi sembra qualcosa di ragionevole, perché ripeto, la Valle d'Aosta non è la Lombardia, non è la Campania. Ecco il problema del Sud, di alcuni governatori del Sud, qual era? Non far arrivare la pandemia perché le strutture sanitarie non erano pronte. In particolare in Campania, io in quel periodo andavo a svolgere dei concorsi in Campania, veramente era una situazione quasi spettrale, gli alberghi della zona della stazione erano pieni, perché lì si aveva paura veramente che arrivasse la pandemia, perché le strutture sanitarie, ahimè, purtroppo non sarebbero state pronte. Ma con questa sentenza la Corte Costituzionale rigetta quell'interpretazione, diciamo, quel tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme. Dice, è una cosa radicale che non si è mai sentita in una sentenza della Corte Costituzionale, non entriamo neanche nei contenuti della legge, non andiamo nemmeno a vedere il dettaglio della legge. Come? Non vai a vedere il dettaglio? No, per il solo fatto che quella legge impatta su una materia di competenza esclusiva dello Stato, in questo caso la materia individuata è profilassi internazionale, per il solo fatto che disciplina in quella materia è incostituzionale. Tra l'altro, per la prima volta si è applicato una possibilità prevista dalla legge, la loggia, che è la possibilità di sospendere l'efficacia della legge. Sospende l'efficacia di una legge che non era efficace, non sarebbe stata efficace fino a quando non venivano adottati i provvedimenti esecutivi di quella legge. Eppure questa legge, prima volta nella storia, è stata sospesa l'efficacia di questa legge sulla base di questa possibilità prevista dalla legge La Loggia, come una sospensiva nel processo amministrativo, ma non con i caratteri della sospensiva del
del processo amministrativo, quell'ordinanza della Corte Costituzionale che sospendeva quella legge era una dichiarazione anticipata di incostituzionalità. La Corte l'ha dichiarata incostituzionale. L'ha dichiarata incostituzionale contravvenendo alla sua giurisprudenza che prevedeva che in materia di profilassi internazionale ci deve essere un coordinamento tra i territori, non un'esclusione dell'intervento dei territori, un coordinamento. Sul caso delle materie, questa è una materia trasversale, profilassi internazionale, sappiamo le materie trasversali che lasciano comunque margini di intervento alle regioni, i margini di intervento sussidiari. Eppure, ecco, il Covid ha fatto tante vittime, tra queste vittime c'è sicuramente anche il diritto e ci sono sicuramente anche le regioni. Ma poi dopo si sono resi conto delle problematiche, perché voi ben ricordate si è introdotto il meccanismo dei colori alle regioni, cioè non puoi trattare tutto allo stesso modo, quindi almeno di qualche errore è stato fatto tesoro. Ma veniamo al punto principale, il tema dei DPCM. Anche questi, come voi ben sapete, sono arrivati alla Corte Costituzionale che si è pronunciata sul punto con la sentenza 198 del 2021. I DPCM, sollevata la questione di legittimità costituzionale dal giudice di pace di Frosinone, che ahimè non l'ha sollevata in maniera perfetta, perché ha contestato la tipicità degli atti normativi, sostanzialmente dicendo i DPCM sono atti che producono effetto a livello primario, ma non hanno base normativa. Quindi contestando la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, quegli articoli, voi ben sapete, che prevedono le due potestà normative primarie del governo, decreto legislativo e decreto legge. Dice in sostanza col DPCM si è inventata una nuova attività normativa di carattere primario con le forme non tipiche dell'attività normativa primaria. La Corte risponde no, i DPCM sono previsti dal Codice della Protezione Civile e quindi è previsto quel meccanismo. In realtà anche questo è un problema, è un vizio di origine. Sì, è vero, è previsto quel meccanismo al Codice della Protezione Civile, ma torniamo all'articolo 16 della Costituzione. Quello non era pensato per una emergenza di questo tipo. Protezione civile, grazie a Dio, quando c'è una situazione di emergenza non coinvolge l'intero territorio nazionale, coinvolge territori circoscritti. Quindi deroghe in questo caso sono ammesse ragionevolmente, proporzionalmente, con riferimento a territori circoscritti. Ma la Corte Costituzionale poi torna sui due decreti legge, i primi decreti legge, i famosi. Il decreto il primo, il 6 del 2020, chiaramente non costituiva un fondamento soddisfacente. Se fosse rimasto quello, questa sentenza non sarebbe stata di accoglimento, ma sarebbe stata di rigetto. Quella disciplina era, diciamo, non tassativa. Col decreto legge successivo, ecco, non ho modo di entrare meglio nel dettaglio, il decreto 19 ha previsto una maggiore tassatività. Ma vado subito al punto. Sono stati salvati i DPCM proprio sulla base di questo dato, sulla base del fatto che trovano fondamento nel decreto legge 19 del 2020. Ma in sostanza, e dice la Corte Costituzionale, usa un ossimoro, si tratta di una potestà amministrativa d'efficacia generale, o è potestà amministrativa e non ha efficacia generale, o è potestà legislativa e ha efficacia generale, ma una potestà amministrativa d'efficacia generale è la prima volta che lo sento. Ma soprattutto il tema è questo, a questa potestà derivavano delle sanzioni penali. E concludo con l'ultima, magari ecco ci torniamo sopra col dibattito, l'ultima sentenza, quella sulla quarantena, e con la sentenza 127 del 2022 la Corte Costituzionale ci dice
E la quarantena non limita la libertà personale, ma la libertà di circolazione e soggiorno. Quando ci è arrivato il provvedimento, quasi tutti l'abbiamo avuto, il provvedimento di quarantena da Covid, ci diceva che non possiamo uscire dalla nostra abitazione. E assomiglia molto, dice il giudice che ha sollevato la questione, assomiglia molto a un provvedimento di arresti domiciliari o di detenzione domiciliare. Questo è stato sollevato. Di fronte alla Corte Costituzionale. E quindi cosa diceva il giudice che ha sollevato la questione? È un provvedimento di un'autorità, dell'autorità, un provvedimento straordinario dell'autorità che deve essere ricondotto alle norme del diritto, concludo, alle norme del diritto, riconducendolo all'articolo 3, al terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria, come succede per l'accompagnamento alla frontiera degli stranieri irregolari. E invece la Corte Costituzionale ci dice no, perché in questo caso non ci sono elementi di afflittività, di coercizione, ma la risposta ad una esigenza globale. Ma il tema qual è? E concludo. Se violi la quarantena c'è la sanzione penale. E quindi proprio, ecco, allora, mi può stare anche bene la soluzione proposta dalla Corte Costituzionale, che è limitazione della libertà di circolazione e soggiorno e non limitazione della libertà personale, ma proprio la sanzione penale serve? Se io porto fuori il mio cane dal giardino, prendo la sanzione penale? Quindi lascio a voi ragionare se veramente queste sono soluzioni proporzionali e ragionevoli. Ragioniamo su questo, perché se dovesse capitare un'altra volta, speriamo di no, speriamo di avere risposte razionali, ragionevoli e proporzionate. Grazie veramente. Quanti spunti hai dato, Michele? Ma ci servirebbe tutta la mattina per approfondirle. Qualche domanda dal pubblico, se qualcuno vuole interloquire col professor Belletti. Il professor Cini, aspetti che arriva subito il microfono, il famoso gelato, microfono gelato. Un minuto per la proposizione della domanda e al professor Belletti 3 minuti per rispondere. Abbiamo preso in prestito dalla question time parlamentare. La mia domanda è nettamente di diritto costituzionale. Mi riferisco all'articolo 77 della Costituzione, la previsione dei decreti legge in buona sostanza. Ebbene, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 77 prevedono la decadenza, se non la conversione in legge, e la possibilità, nell'ultimo comma, che le Camere possano regolare con legge gli effetti giuridici che sono sorti. Ebbene, noi durante la pandemia abbiamo visto decreti legge che non sono in qualche modo, qualora non venissero convertiti in legge, che non permettono un ristoro, da parte del Parlamento per gli effetti. Pensiamo ai decreti legge che hanno limitato la libertà personale. Per esempio il famoso coprifuoco, o come diceva il Letti, le limitazioni per i quarantenati. Ecco, io chiedevo una valutazione di carattere costituzionale su il modo col quale questi decreti legge che hanno disposto limitazioni non sanabili qualora non vengono convertiti in legge, come la vede il relatore. Grazie. Beh, rispondo subito. Grazie, veramente è veramente un tema importante questo, sì. Perché è vero, il Parlamento interviene a babbo morto, è già se ci paga una tassa. Esatto. Ecco, forse l'ipotesi è la sanzione, si può chiedere il risarcimento della sanzione, ma appunto il danno qua, il diritto è già stato limitato, non c'è dubbio, sono assolutamente d'accordo. Il problema è proprio questo. Il problema è proprio questo, tra l'altro formalmente come interveniva il Parlamento, perché la Corte, questa è la giustificazione che ahimè dalla Corte, e come interveniva il Parlamento, così come per fare gli scostamenti di bilancio, me lo dicevano amici parlamentari,
non si creava quel dibattito di cui parlavo prima, che garantisce la proporzionalità, ma venivano convocati, perché anche i parlamentari avevano paura di prendere il Covid, soltanto i parlamentari necessari per avere la maggioranza assoluta. Quindi non veniva convocato tutto il Parlamento in quella fase storica. È un problema, i supermercati erano aperti, le cassiere e i cassieri dei supermercati rischiavano di prendere il Covid perché passavano persone, i parlamentari non andavano a Roma. Alcuni colleghi avevano proposto soluzioni da remoto, sono state respinte, però ripeto, il Parlamento non si è mai riunito, quindi venivano, la sua obiezione è ancora più problematica, perché venivano convertiti in legge, venivano adottati scostamenti di bilancio da parte di maggioranze preconfezionate, ma anche, devo dire, c'è stata una collaborazione anche da parte dell'opposizione, anche i parlamentari dell'opposizione partecipavano, ma si votava per la conversione. E non sarebbe mai capitato una mancata conversione o una mancata, si votava per la conversione e si votava per lo scostamento di bilancio. Tra l'altro c'è stato uno slittamento, io questo l'ho detto in audizione proprio alla Commissione Affari Costituzionali al Senato, c'è stato uno slittamento perché i DPCM venivano usati per limitare la libertà personale, ma i decreti legge venivano usati per disporre appunto gli scostamenti di bilancio e in materia economica. Noi sappiamo che nessuna amministrazione applica in materia economica un decreto legge prima della conversione. E io questo gli dissi, ma gliel'ho detto anche all'ultima audizione sul decreto legge sul PNR, dove per l'ennesima volta, ahimè, anche il governo Draghi ha adottato un decreto legge, fortunatamente non sono più stati adottati in questa fase di PCM, ma io l'ho detto, ma perché adottate decreti legge? In questo caso non è uno strumento d'urgenza che consente di intervenire immediatamente, perché in materia economica nessuna amministrazione applica un decreto legge se non viene convertito, quindi addirittura l'effetto è opposto, perché si impedisce l'entrata in vigore di quella misura economica per 60 giorni, eppure continuano. Perché? Perché il governo, come dicevano i nostri maestri, il decreto legge in realtà è un'iniziativa legislativa rafforzata dall'immediata entrata in vigore. E quindi il problema che evidenziava lei è ancora più evidente. Grazie. Qualche altra domanda sempre per il professor Belletti? Allora, io prima di congedarlo però una domanda la farei io, perché ho già capito qual è la tua posizione rispetto alla violazione della quarantena e alla sanzione penale, quindi immagino che non la reputi legittima. Io mi chiedo, ma rispetto, hai fatto un accenno all'inizio, il 78 della Costituzione, lo stato di guerra, ma tuoi colleghi universitari, detrattori dell'idea che possa essere equiparata alla pandemia uno stato di guerra, perché una docente della mia città di Messina sostiene che quando il Costituente aveva previsto il 78 pensava alla guerra contro un altro essere umano, non contro un virus, in modo un po' ovviamente provocatorio. Qual è la tua posizione sul punto? Cioè il 78 si poteva prestare in una situazione di emergenza questa pandemica? Come diceva il Presidente Andrea all'inizio, il problema non è l'emergenza pandemica, ma domani può essere quella energetica, quella ambientale, di cui non se ne parla proprio, ma ecco, il 78 si può utilizzare? Grazie Francesco, questo è un altro tema molto importante e molto interessante. A volte i costituzionalisti non dovrebbero essere dei formalisti, in realtà a volte lo sono ed è un problema, perché questo tema è stato posto appunto nel dibattito costituzionalistico e molti hanno risposto sdegnati addirittura, no, che state a dire, l'articolo 78 della Costituzione. Ecco, ma cerchiamo di riavvolgere un po' i fili della questione. Cos'è successo? Cosa succede col DPCM? Ma ci fu, ecco, dopo quell'intervento che vi citavo della Cartabia, che disse il Parlamento deve rispettare le forme, ci fu un intervento di Mattarella che disse ma no, perché poi i decreti legge vengono convertiti in legge. Ma guardiamo lo schema è un decreto legge
adottato dal governo, quindi dal Consiglio dei Ministri, spesso non tassativo, ricordiamo appunto il 6 del 2020, che prevedeva in tutti i casi la sanzione penale, quindi in quel caso c'è una violazione dell'articolo 25 e 23 della Costituzione, che purtroppo, ecco, il giudice del Tribunale di Frosinone non ha sollevato la questione per violazione del 25 e 23, perché lì avrebbe messo in serio imbarazzo la Corte Costituzionale. Quindi c'è un decreto legge non tassativo. Ricordiamo la cosa, io in uno scritto quasi comica, del passaggio dal decreto legge 6 del 2020 che prevedeva le sanzioni penali al 19 del 2020 che eliminava le sanzioni penali, le trasformava in sanzioni amministrative e prevedeva per coloro che fossero stati destinatari di una sanzione la possibilità di pagare quella sanzione ridotta di 2/3. In sostanza il legislatore dice: per cortesia pagate, non fate ricorso, è più comodo per voi, pagate. Quindi è una cosa quasi, quella lì fu una cosa quasi comica. Giustifico tutto, perché una situazione d'emergenza di questo tipo non si è mai verificata. Ma il conferimento di potestà normativa, chiamiamola potestà amministrativa generale, come la chiama la Corte Costituzionale, è immediato, perché in questo caso il decreto legge ha efficacia immediata. Il governo delega al Presidente del Consiglio dei Ministri immediatamente una potestà normativa che impatta su tutti, poi viene convertito in legge con le problematiche che venivano evidenziate. In molti, io sono stato uno tra quelli a sostenere che sarebbe stato meglio applicare l'articolo, per analogia, l'articolo 78 della Costituzione. I miei colleghi dicono: no, non si può applicare l'analogia, voi sapete, quando c'è un'interpretazione limitativa dei diritti, ma la limitazione dei diritti c'è comunque. L'articolo 78 cosa dice? Le Camere deliberano lo stato di guerra, qua avrebbero deliberato uno stato di emergenza, e conferiscono al governo i poteri necessari. È questo il punto, i poteri in questo caso sono conferiti e quindi individuati tassativamente dalle Camere, non dal governo, nell'ottica della ragionevolezza e della proporzionalità di cui parlavamo prima. Forse è meglio che ci sia un dibattito da remoto, come volete, all'interno delle Camere per conferire i poteri necessari e tassativi, non il governo che in sostanza se la fa e se la canta. Adotta il decreto legge che legittima i DPCM, immediatamente vincolante, e poi solo a posteriori il Parlamento interviene con una conversione ratifica, con la presenza soltanto dei parlamentari presenti per il numero legale. A mio avviso sì, non è ortodosso, perché è previsto per una fattispecie diversa, ma è comunque più garantista. Quindi non mi possono dire in questo caso l'applicazione analogica non va bene perché è limitativa dei diritti. A mio avviso è più limitativa dei diritti la soluzione, l'applicazione comunque analogica fatta nel codice della protezione civile. Grazie veramente.